Cerco di essere veloce perché c'è poco tempo, ci sono altri interventi. No, io mi sento di intervenire per sottolineare invece un punto di dissenso. Sembra che siamo tutti d'accordo, io invece ho sentito alcune cose su cui non sono stato del tutto d'accordo, e in particolare dal collega Bartini, che adesso è uscito, mi sembra che mi dispiace. Perché lui a un certo punto ha parlato di un errore di identificazione di quei bambini omosessuali che in assenza di modelli positivi di omosessualità si identificherebbero con quella madre, quel femminile. In qualche modo dicendo che c'è un errore nell'effeminatezza dei giovani gay. Ecco, io questo mi sento proprio di contestare e anche di rivendicare il diritto dell'effeminatezza dei gay e il diritto delle. Perché non so se andava in quella direzione, però insomma, un po' a me ha fatto scattare dei campanelli d'allarme. Il diritto poi invece dell'associazione transessuali transgender, delle persone transessuali transgender in questo momento di lottare per la depatologizzazione della transessualità. La maschilità non appartiene soltanto a chi nasce di sesso maschile, la femminilità non appartiene soltanto a chi nasce con un sesso femminile. Se sono norme di genere possiamo reinterpretarle, per questo anche nel quesito che lui aveva sottoposto agli studenti che ci ha parlato, no? Dove la risposta sbagliata era che le teorie del gender sono, adesso non l'ho segnata vado a memoria, sono quelle teorie nate in America secondo cui il sesso è soltanto una determinazione del genere. Ecco, questo è sbagliato, non esiste, non ci sono teorizzazioni che dicono che il sesso è soltanto una determinazione delle norme di genere, però nell'ambito degli studi di genere e delle teorie queer si insiste molto sul fatto che c'è una retroazione del genere sul sesso, e la questione intersessuale, che qui è stata più volte nominata, ne è una dimostrazione, perché siamo così ossessionati da classificare, mettere una M, una F nei documenti, che dagli anni 50 si interviene sui corpi dei bambini intersex mutilandoli in modo da conformare i loro genitali a quelle che sono le norme della mascolinità e della femminilità. Quindi in questo caso si vede come delle norme agiscono violentemente direttamente sul corpo. Però c'è un'azione generale del genere sul sesso, che è quella detto, che presuppone che chi nasce con dei genitali maschili debba assumere un'identità di genere maschile in tutto e per tutto. Invece, secondo me, ben venga tutti i discorsi che abbiamo, ben venga tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso, aggiungiamo però un tassello, che è quello che insomma, che i gay possono essere femminati, perché poi quelle foto che sono state nominate 2 volte, cioè di quei gay ultra virili di San Francisco, state attenti che nel gergo degli ambienti gay, quelli lì, tutti palestrati, tutti foio, erano le leather queen, cioè le regine del foio. Quindi erano maschili, ma maschili per modo di dire, cioè giocavano molto con la loro mascolinità e con la loro femminilità. Attenzione, perché anche negli ambienti gay invece c'è un pericolo adesso di quella, introduco un nuovo termine questo dibattito, insomma, di quella che ormai è chiamata omonormatività, cioè la diffusione anche negli ambienti gay delle norme. Ci sono dei modi appropriati di essere omosessuali e sono i gay neri, ci sono modi meno appropriati, che sono i gay con il rossetto, come nelle foto che vengono fatte vedere in quella campagna, insomma, che diceva quella campagna educativa sugli stereotipi di genere. Invece, insomma, bisogna essere fermi nel rivendicare che i gay, se si vogliono mettere il rossetto, secondo me anche io. Grazie.